Ciao a tutti e benvenuti a nuovi consigli cinematografici. Ebbene sì, perché ritornano quei video dedicati ai consigli cinematografici sui siti in streaming. Perché io stesso mi trovo a faticare nell'orientarmi all'interno di come sono strutturati i servizi streaming, perché a me piace avere l'elenco di roba dove io posso scegliere cosa vedere, e invece molto spesso sono strutturati per argomento e contenuti e ti perdi magari dei film che non vengono spinti all'interno delle piattaforme ma sono presenti. Oggi parliamo di una piattaforma un po' più di nicchia, che però è la mia preferita. È un po' cliché, è un po' snob, siamo d'accordo, però stiamo parlando di Mubi. Mubi è una piattaforma di film in streaming dedicata proprio ai cinefili, anche un po' snob, ci può stare, però al di là di quello è piena di chicche, perché anche io che ho visto tantissimo cinema d'autore ho l'imbarazzo della scelta nella conoscenza di registi emergenti, di film di magari nazioni che ho poco frequentato, quindi c'è un bellissimo equilibrio tra grandi classici o film d'autore cult che magari ti rivedi pure volentieri, e grandissimi registi, ma anche registi da scoprire, registi, opere veramente sconosciute. C'è un catalogo decisamente più ristretto rispetto ad esempio ad Amazon Prime Video, però è molto settoriale e è molto interessante in realtà che il catalogo sia strutturato per rassegne. Infatti i film molto spesso scadono, ne vengono aggiunti di nuovi, ma vengono scelti come se fosse un cineforum. Quindi ad esempio c'è una rassegna dedicata in questo momento ai film coming of age, ai racconti di formazione, ai film LGBT, oppure ancora la scoperta del regista X. Adesso c'è una monografia su Chiaro Star, il grande regista iraniano, e ti puoi vedere tutta la sua filmografia. Poi magari il mese prossimo non ci saranno più quei film, ci saranno altre selezioni. È una piattaforma molto ben fatta, che è molto pubblicizzata, e tantissimi di voi mi hanno scritto di essere entrati nell'universo di Mubi, altri invece mi hanno detto che hanno visto un cortometraggio e poi l'hanno abbandonato. Ci sta, però ecco, se amate il cinema d'autore è l'alternativa migliore. Ovviamente non è un video sponsorizzato questo, anzi, ma semplicemente vi dico la mia. E vi voglio consigliare come secondo video proprio 10 film che potete trovare sul catalogo di Mubi, che vi consiglio. Ce ne sono tanti, ma alcuni ve li ho già consigliati nella prima puntata che ho fatto l'anno scorso. Alcuni di quelli sono ancora presenti nel catalogo, quindi andateveli a spulciare. Però voi stessi mi avete richiesto una seconda parte, e quindi a un anno di distanza rieccoci qui. E partirei subito con un film che ho nel cuore per tantissimi motivi, e che tra l'altro ho visto di recentissimo perché ho il DVD e in realtà l'ho visto per la prima volta al cinema quando uscì, e vederlo sul catalogo di Mubi mi è sembrata proprio una bella combinazione che mi consente di consigliarlo anche a tutti voi. E sto parlando di Father and Son, un bellissimo film del grande Hirokazu Koreeda. Hirokazu Koreeda è un regista giapponese che io amo alla follia. Lui è il regista ad esempio di Un affare di famiglia, quel film che vi consiglio sempre, e chiaramente ispirato dal grande maestro Ozu, Koreeda ha da sempre indagato l'universo familiare, quindi le dinamiche proprio che legano gli affetti di famiglia. Si interroga spesso su che cosa significa essere genitori, essere figli, e è bravissimo in quello che racconta. È molto sensibile, tocca veramente il cuore. Io ogni volta che vedo un suo film mi distruggo in lacrime. È successo con Un affare di famiglia, è successo con Nobody Knows, è bravissimo, cioè è uno dei pochi registi che sa farmi piangere. E Father and Son è la storia, che può sembrare grottesca vederla succedere ai giorni nostri, però effettivamente è la storia di uno scambio di figli. Ci sono due famiglie, una di estrazione sociale
sociale molto alta, una famiglia ricca, dove c'è questo padre Ryota che pretende un'educazione molto formale, molto rigida alla giapponese per suo figlio Keita, e poi c'è un'altra famiglia invece che è un po' più spensierata, allo stesso tempo decisamente di classe sociale più bassa, dove invece c'è un approccio molto più cacciarone, no? Però allo stesso tempo molto più sana nell'educazione dei figli, se vogliamo. E queste due famiglie scoprono una amara verità. Vengono infatti chiamati dall'ospedale, che li informa che 6 anni fa i loro figli sono stati scambiati, e quindi le due famiglie scoprono che il figlio che hanno sempre cresciuto, e poi tra l'altro in un tempismo angosciante, perché è proprio l'inizio delle scuole elementari, scoprono che il figlio che hanno sempre amato e creduto loro non è loro, cioè non è del loro stesso sangue. Quindi cosa fare? Si continua come se non fosse successo niente, o si effettua lo scambio mettendo il sangue come prima necessità dell'essere genitore? È un po' quella la provocazione che fa Koreeda attraverso un racconto molto toccante, molto bello, che racconta proprio sviscerandolo il ruolo del padre all'interno della famiglia, e lo fa in modo veramente splendido, come sempre. Poi il secondo film invece è un altro film del cuore, l'avrò visto milioni di volte, ma appartiene a un regista che io adoro, ed è l'austriaco Michel Haneke, di cui vi consiglio in particolar modo La pianista. La pianista è un film iconico, molto crudo, angosciante, però è uno splendido ritratto di un'ossessione, se vogliamo, attraverso questo ritratto di una pianista, una insegnante di pianoforte interpretata da una meravigliosa Isabelle Huppert, che inizia questa relazione disturbante con un proprio studente molto più giovane di lei, e allo stesso tempo la protagonista ha una relazione asfissiante madre-figlia, dove c'è questa madre completamente fuori di senno, che anche se sua figlia ormai va per la cinquantina la tratta come se fosse una bambina, si menano in casa, e si crea proprio questa riflessione molto angosciante sulla gerarchia all'interno delle relazioni, attraverso anche uno studio inedito sul sadomasochismo. E tutto questo viene attraverso il romanzo omonimo di Elfriede Jelinek, una grande autrice austriaca, di cui però ho sempre preferito il film. Cioè, il film di Haneke è una roba spettacolare, quindi recuperatelo se amate quei drammi psicologici belli, asfissianti. Poi, ecco, vi consiglio due film dello stesso regista, perché su Mubi è in corso la retrospettiva del grandissimo Wong Kar-wai, uno dei maggiori registi di Hong Kong, e in particolar modo vi consiglio due film. Per quanto In the Mood for Love sia sempre nel cuore, essendo il suo film più noto, non è come se lo inserissi, ma in realtà ve ne consiglio altri due. Innanzitutto Happy Together, che secondo me è il miglior film LGBT di sempre. È una storia d'amore che lega due uomini di Hong Kong, una storia d'amore molto tormentata, però ambientata in Argentina, a Buenos Aires, ed è un film meraviglioso che pone, diciamo, Wong Kar-wai anche in una sfida, perché lui comunque è un regista eterosessuale, da sempre ossessionato dalle donne. Le donne hanno sempre dato vita ai suoi film, anche in ruoli come la femme fatale, seducente. Ecco, in questo caso Wong Kar-wai si pone la sfida del perdere la bussola, quindi girare una storia d'amore gay dove le donne sono assenti, e dove c'è questo racconto di un rapporto veramente travolgente e tragico anche sotto certi aspetti, in un paese che il regista non conosce. Da sempre era innamorato dell'America Latina, però non c'era mai stato, e lui va lì a girare senza nessuna preparazione, senza aver fatto dei sopralluoghi, perché proprio l'idea era quella di perdere la bussola. E l'anno di uscita, il 1997, è significativo, perché è l'anno in cui Hong Kong smette di essere ufficialmente una colonia inglese,
e diventa sempre più cinese, quindi è un momento di grande incertezza per il popolo di Hong Kong, e questo senso di smarrimento viene raccontato attraverso quella che secondo me è una delle storie d'amore gay più belle mai viste al cinema. E allo stesso modo vi consiglio l'altro grande film iconico del regista, che è Hong Kong Express, un bellissimo film romantico, dolce e visionario, che ci trasporta in questa Hong Kong dai colori al neon, con questa regia ariosa, a volte anche che sembra anticipare un po' lo stile MTV, però molto raffinato, con questi slow motion tipici del primo Wong Kar-wai. Due storie d'amore, se vogliamo, due storie di innamoramento di due uomini, due poliziotti verso due donne. Prima questa misteriosa donna con una parrucca bionda, degli occhiali da sole che rimandano subito la femme fatale del cinema noir, e un'altra ragazza iconica, lei interpretata da una splendida Faye Wong, che in realtà sogna l'America. E come racconta Wong Kar-wai, l'amore, cioè solo lui può, come fa anche in un film capolavoro come In the Mood for Love, tra l'altro. Ecco, sempre in Asia rimaniamo, perché voi sapete che a me piace molto il cinema orientale, quindi quando vedo che un catalogo streaming offre grande scelta sul cinema asiatico, io ve lo butto lì a manetta proprio. E quindi vi consiglio The Legend of the Stardust Brothers, che è una chicca, è una chicca del cinema giapponese degli anni 80, diretta da Makoto Tezuka, che è il figlio del grande Osamu, che è uno dei più importanti mangaka d'autore della storia del manga giapponese. E The Legend of the Stardust Brothers è un film che più anni 80 non si può, è un'esplosione di colori al neon, sperimentazioni visive, una commedia divertentissima, musicale, che sembra proprio girata come se fosse un film new wave, se vogliamo, attraverso la storia, l'ascesa e la discesa dei Stardust Brothers, ovvero la storia di un duo musicale new wave che raggiunge il successo, quindi le gruppi, quindi le vendite milionarie di dischi, per poi crollare appena arriva una nuova stella, diciamo. Ed è ovviamente una satira sull'industria musicale, si focalizza sull'industria musicale giapponese, ma in realtà secondo me era internazionale, cioè funzionava così anche nel resto del mondo negli anni 80, dove veramente si macinavano artisti uno dietro l'altro, e se anche il disco dopo vendeva quel milioncino di copie erano troppo poche e finivi per strada. Ecco, quindi diciamo che è estremamente glitterato, divertente, spumeggiante, è un film che potete guardare anche se volete qualcosa di più leggero, perché si adatta molto bene anche a serate più spensierate. Parlando di cinema giapponese, io non posso non consigliarvi Ozu, il grande maestro, uno dei registi più meravigliosi della storia del cinema. E lui sì che raccontava con grande intensità il microcosmo familiare, riuscendo proprio a dare una fotografia molto bella del Giappone in un periodo di grande cambiamento, quello che dal dopoguerra porterà al boom economico, e lo fa con tantissimi film straordinari, di cui non posso non consigliarvi Viaggio a Tokyo, un film che secondo me, se guardato in famiglia, vi scalderà il cuore, bellissimo. È la storia di due anziani, marito e moglie, che abitano in provincia e vanno per la prima volta a Tokyo perché i loro figli sono trasferiti nella capitale per lavorare, per avere successo, e rimangono spaesati perché comunque si trovano, loro sono gente semplice e si ritrovano davanti a questa metropoli dove è facile perdersi, ma allo stesso tempo vorrebbero approfittare per stare insieme ai figli e allo stesso tempo visitare la città, no? Qualcuno che li faccia loro da guida. Però i figli sono indaffarati, vedono i genitori come un peso, una zavorra, e li ignorano il più possibile. La persona che invece metterà cuore e anima nel rendere questa vacanza di questi anziani signori un'esperienza magica è in realtà la vedova
vedova, la nuora divenuta vedova, infatti uno dei figli di questa coppia è morto, e nonostante non ci sia una un'esigenza, comunque una cortesia, una legge morale che spinga questa ragazza a mettersi lei in gioco per accompagnare gli anziani per la città, farla visitare, non c'è un legame di sangue effettivo, nonostante questo lei lo fa in modo totalmente disinteressato ed è una grande lezione d'amore, perché poi alla fine lei, c'è questa scena bellissima dove lei scoppia a piangere perché lei l'ha fatto in modo disinteressato e loro le fanno capire che è una grande lezione d'amore, perché lei non ha un legame di sangue con loro, non era tenuta a prendersi le cure al 100% di loro due. Sì, c'è un grande affetto perché comunque era la moglie del loro figlio, ahimè scomparso, però non è che era tenuta a portarseli dietro per tutta la settimana. E lei scoppia a piangere perché l'ha fatto con grande piacere, no? È un film veramente bello, molto toccante, di cui vi ho già detto troppo. Poi vi consiglio un cortometraggio bellissimo che mi ha angosciato non da poco, ed è un film realizzato da dei bambini che si chiama I Like Life A Lot. È un film ungherese del 1977 ed è un cortometraggio animato. Sostanzialmente in questa scuola ungherese sono stati chiamati dei bambini che appartengono alla comunità nomade, se non ho capito male, dei romani, è stato chiesto loro di raccontare attraverso dei disegni, attraverso del parlato, la loro vita, com'è vivere nel loro contesto, ed emergono delle storie allucinanti di violenza domestica, di vita proprio precaria e limiti, ma allo stesso tempo vengono condivise anche le esperienze belle dell'infanzia, la creatività attraverso dei disegni spettacolari. Quindi vedi questa esplosione di colori attraverso anche delle storie a volte molto spiazzanti. E per essere un film interamente realizzato da bambini è un bel colpo, nel senso a me ha colpito parecchio, quindi ve lo consiglio. Poi vi consiglio anche un film indipendente che ho visto parecchio tempo fa e mi sono stato contento di vederlo su Mubi, perché vuol dire che non è stato dimenticato. È un film indonesiano che si chiama Blind Pig Who Wants to Fly. Allora, io me lo ricordo come un film molto bizzarro che secondo me vi potrebbe piacere se amate il cinema di Lanthimos, per esempio, quel tipo di cinema un po' freddo, tagliente, ma allo stesso tempo che ha quell'umorismo nero particolare. O Lanthimos, oppure anche certo cinema indipendente americano, un po' più intellettuale, ma allo stesso tempo che ha forte autoironia e ironia. E è un film attraverso il quale Edwin, questo è il nome del regista, racconta le esperienze di vita in modo grottesco e black comedy, le esperienze di vita della comunità cinese in Indonesia, che è una minoranza effettivamente, che molto spesso in loco è soggetta a episodi di razzismo. E queste esperienze un po' che vivono al limite di personaggi che non riescono a entrare effettivamente all'interno della società in toto, diventano occasione per raccontare quei temi con un taglio però originale, che a volte manda i messaggi diretti attraverso però scelte legate a umorismo nero, a surrealismo grottesco, in modo veramente efficace. E come stile a me è rimandato molto a Lanthimos, quindi critica sociale, ma allo stesso tempo questo umorismo tagliente, una regia molto raffinata, asettica. Ecco, ve lo consiglio. Poi invece, per chi ha molto tempo a disposizione, ma che sarà ben ripagato, perché stiamo parlando di un signor regista che però obiettivamente necessita di tempo e preparazione, vi consiglio Melancholia, che non è quello di Lars von Trier, è quello di Lav Diaz. Lav Diaz è un regista filippino, bravissimo, che però necessita di tempo e preparazione, perché fa dei film fluviali e molto lenti. Allora, Melancholia è un film di 8 ore,
che io ammetto, ovviamente, ho visto a puntate. L'avevo visto quando lo fecero molti anni fa, una decina di anni fa, su Rai 3 Fuori Orario. E qua su Mubi vi potete recuperare l'intera filmografia del regista. Melancolia è uno dei miei preferiti, insieme, se siete curiosi, a Florentina Ubaldo CTE, un altro bellissimo film, dove molto spesso con questo bianco e nero, a volte cupo, apocalittico a tratti, Love Diaz racconta effettivamente tematiche, o comunque offre uno spaccato particolare delle Filippine di oggi, o di alcuni aspetti delle Filippine di oggi. E Melancolia è un film contemplativo, lento, ma allo stesso tempo è una lentezza che, se entrate nel mood, diventa ipnotica, affascinante e a volte struggente. Ed è un film che si ispira al fatto che dopo la durante e dopo la dittatura Marcos tantissime persone sono scomparse. E lui vuole fare un film su queste scomparse attraverso le storie di chi c'è ancora, e quindi abbiamo queste tre storie che si intrecciano, diciamo, in modo molto labile. Abbiamo un magnaccia, una prostituta, una suora che attraversano le strade di Manila, ma anche ad esempio della campagna, luoghi anche abbastanza selvaggi, naturalisticamente molto affascinanti, ma selvaggi, con questo bianco e nero potente, ed è un film particolarissimo che vi offre lo sguardo di un regista molto particolare. L'ultimo film che vi consiglio è un film di una regista giapponese che a me piace molto, che è Naomi Kawase. Probabilmente alcuni di voi già la conosceranno per Le ricette della signora Tokue. In realtà Naomi Kawase, per quanto anche Le ricette della signora Tokue sia un film bellissimo, in realtà Naomi Kawase è una bravissima documentarista che ha raccontato la sua vita molto particolare. Lei infatti è figlia di uno yakuza e per questo non ha mai conosciuto veramente suo padre, è stata cresciuta dalla nonna, e lei ha raccontato la sua vita ai margini, molto anche la scoperta delle proprie radici, del rapporto del padre, di chi è il padre, attraverso dei documentari, dei diary film bellissimi. Ecco, però diciamo che anche al di là della sua produzione documentarista, che è quella che prediligo, ha fatto anche altri film da scoprire. Io vi consiglio il film, anche il film che c'è su Mubi, che non è tra i suoi più belli, però comunque è un film molto ben realizzato, ed è Radiance. Radiance è una storia d'amore. È una storia d'amore alla maniera di Naomi Kawase, quindi molto ariosa, con questa ricerca stilistica al limite tra fiction e documentario, con un'estetica molto attenta. E è molto particolare perché è un bel ritratto di una complicità amorosa che si crea tra questa ragazza che fa un lavoro molto particolare. Lei sostanzialmente fa dei voice over per i film. Lei, diciamo, che aiuta le persone non vedenti a guardare i film, e nelle scene più complicate o comunque più difficili da focalizzare, lei offre un voice over in modo che la persona riesca comunque a seguire la narrazione. E lei fa questo lavoro qui, e la sua professionalità viene messa a dura prova da quest'uomo, che le fa notare che comunque nei voice over lei racconta se stessa. Cioè, lei non offre una visione oggettiva del film, ma offre una visione quasi di storytelling personale. Ed è un bizzarro modo per costruire un rapporto, ma effettivamente nasce così. E quello che in un iniziale battibecco poi diventa l'occasione per i due protagonisti di conoscersi a fondo. Ed è una storia d'amore molto delicata, intima, raccontata molto bene, secondo me. Ve lo consiglio. E quindi niente, questi erano 10 film su Mubi che vi consiglio di recuperare. Fatemi sapere se avete visto altri film sulla piattaforma che vi ispirano, se i film che vi ho consigliato oggi li avete già visti o vi intrigano, vi sono piaciuti o non vi sono piaciuti, fatemelo sapere. Io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!